Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi è l'ultimo giorno dell'anno e come l'anno scorso lo passeremo insieme. Puoi levare le mani da lì, Pia? Vai! No, leva le mani da lì, guardate! Mani, mani, mani! Leva la manina da lì! Mani, mani! Vabbè, comunque... Allora, è già tardi, ho iniziato questo vlog che è mezzogiorno. Alla fine stamattina Pia non è andata a fare il vaccino perché l'ufficio del coso lì era chiuso, ma vabbè, lasciamo stare. E quindi siamo appunto, ci siamo svegliate poi a mezzogiorno e niente, vabbè, lo farà poi a gennaio, finite le feste, non è che c'è un grosso problema. Tanto già siamo in ritardo con i vaccini, non è che se lo fa qualche giorno dopo cambia. E niente, ho messo su per il pranzo, facciamo gli gnocchi col pomodoro. Adesso vado a preparare i cavolini di Bruxelles così in padella e poi oggi pomeriggio stiamo insieme, così prepariamo per stasera. Vi faccio vedere qual è il nostro menù e avrei voluto dirvelo prima ma mi è proprio venuto in mente. Vabbè, tanto metterò un post oggi pomeriggio per farvi appunto gli auguri, voi a questo punto l'avrete già visto, però per farvi gli auguri come si deve, e in cui vi dirò anche il menù che abbiamo noi per Capodanno, chiedendovi anche appunto il menù che invece avete scelto voi. E niente, oggi pomeriggio devo anche andare assolutamente a finire l'IOT del Bullet Journal, perché poi gennaio è qui. Cioè domani, siamo già a gennaio, il gatto sta cercando di scappare, non vuole stare in casa, ma gli ho detto che oggi assolutamente non esce neanche se mi paga e quindi è un po' arrabbiato, un po' nervoso. Comunque, niente, vado a preparare i cavolini e adesso Sabrina, che è qui, ciao, sta preparando la vaschetta per Pia, così fa il bagnetto. Scusami, visto che poi è l'ultimo giorno dell'anno. Cosa c'entra? Bisogna lavarsi sempre, mica solo per l'ultimo giorno dell'anno, ma vabbè. Comunque, e poi cercherò anche di trovare 5 minuti per farmi una doccina io. E niente, quindi adesso vado perché se perdo tempo non riesco a fare niente. Pia tutta pulita, ha fatto un bel bagno. Gliel'ha fatto Sabrina il bagnetto. E là c'è Giorgia, ciao Giorgia. Giorgia invece ha pulito i cavolini di Bruxelles per pranzo. Giada mi ha dato una mano a vestire più, altrimenti a questo ragazzo. Giada gli ha dato una mano a Sabrina, è stata molto brava. Pia, guarda che, date che bei ricciolini. Ciao. E abbiamo questa tutina. Non metto, no, niente bubu. No, niente bubu. Dai. No, adesso si mangiano gli gnocchi. Dai. Secondo me però, no, sì. Per adesso no, quello che ha detto male no. Ora eccomi, ancora non mi sono fatta la doccia. Comunque ho fatto un po', sono andata un pochettino avanti con il bullet e in modo che poi non ce la farò sicuramente a finirlo in tempo, ma domani inizierò già che dovrò ancora finirlo. Comunque, tanto lo sapevo che andava a finire così. Comunque qua abbiamo fatto bollire le patate, le ha messe su Maurizio, e le carote che le ha messe su Giorgia, e per l'insalata russa. Qui invece ho già tutti gli ingredienti che adesso poi vi faccio vedere bene per fare la torta Pandoro senza glutine. Non è una ricetta mia, ma è una ricetta di Mary, zero glutine 100% bontà, che trovate qui su YouTube. E niente, quindi vado a fare queste due cose e poi devo tagliare anche la
polpa di ganchio. Intanto guardo il video che hanno messo Katia e Manu, fanno vedere un pochettino la loro casetta e così via. Quindi mettiamoci all'opera, se no mangiamo a mezz'ora. Cosa ci servirà per preparare questa torta Pandoro? 4 uova a temperatura ambiente, 50 ml di latte a temperatura ambiente, 180 g di burro, noi l'abbiamo tirato fuori un po' prima, poi 130 g di zucchero, qua è sporco, poi farina, io userò questa qui che è ideale per pane, pane, pizza e dolci, 200 g. E poi una bustina di lievito per dolci, che però io adesso qua non l'ho ancora presa, la scorza di un limone e lo zucchero a velo poi per spolverarlo sopra. Quindi questo è tutto quello che ci serve. Adesso andiamo a preparare. La prima cosa da fare è prendere il limone, la bustina di lievito e lo zucchero a velo, se ce l'abbiamo, e prepararcelo vicino. Prendere il frullatore, questo qui è quello nuovo che mi ha portato Babbo Natale, e ha le fruste fatte così, diverse da quelle che ultimamente hanno tutti gli altri frullatori. Sopra è così. Per prima cosa rompiamo le uova dentro la ciotola dopo aver preso tutti gli ingredienti. Adesso pesiamo lo zucchero, che abbiamo detto sono 130 grammi, e poi lo versiamo nelle uova. Ok, e adesso iniziamo a montarle con le fruste. Adesso le attacco. Ok. Così intanto proviamo anche il nuovo robottino qui. Wow. Guardate come sono belli montati. Adesso il prossimo passaggio è... Adesso aggiungiamo il 50 ml di latte. Adesso mescoliamo e poi aggiungiamo i 200 g di farina. Avremo già fatto scaldare il forno a 180 gradi. Adesso mettiamo il burro, io metto un po' di burro e un po' di margarina a pezzetti dentro un contenitore, e poi io personalmente lo faccio girare per un minuto nel microonde in modo che si sciolga, ma non del tutto. Ma voi, se volete, potete anche farlo, come dice Mary nella ricetta, a bagnomaria. Io lo faccio col microonde perché faccio così. Ok. Zara, smettila, altrimenti tu non le fai più. Via. No. Adesso versiamo il burro. Pia! Il burro dentro, che come vedete si è sciolto ma non del tutto. Adesso prendo un cucchiaio. Ok, e adesso frulliamo. Questi sono i nostri.
aggiungiamo il lievito e poi imburriamo e infariniamo una teglia, cioè non una teglia, la teglia da pandoro, e inforniamo. L'ho imburrata tutta quanta, adesso la spargo la farina bene bene dappertutto. Ho usato la stessa farina che ho usato nell'impasto. Intanto Sabrina e Giada stanno tagliando la polpa di granchio e Manuel invece adesso va ad allungare un po' la besciamella per noi, perché secondo me è troppo densa e poi non va bene per le lasagne. Quindi finisco di infarinare, poi che come vedete è bello bello infarinato, andiamo a versare dentro il composto che ci è venuto. A questo punto lo mettiamo in forno per 45 minuti, vale sempre la prova a stecchino. Ok mamma, cosa faccio il biscotto? Sì, la cucina è da pulire. Manuel ha preparato la besciamella, ci abbiamo messo sopra questo coperchio per quello che c'è quella cosa lì, che era quello che era sopra le patate. E la besciamella è quella già pronta dell'Eurospin, l'abbiamo allungata, abbiamo messo 4 confezioni da 500 ml e l'abbiamo allungata con 300 ml di latte, perché comunque ne dobbiamo fare 2 per noi ed era troppo densa. Qui le carote sono pronte, devo fare insalata russa e adesso prima ancora vado a preparare le crepe con questo mix di farine naturali per crepe. Guardavo se Mulino Marello è la marca e niente, ci vorranno, c'è la ricetta qui dietro, ci vorranno 3 uova, mezzo litro di latte, 40 grammi di burro e poi 280 grammi di questo mix. Dice di usare le fruste elettriche, quindi le ho lavate un attimo e niente, quindi vado a preparare questo composto così poi mi metto a fare le crepe, perché comunque ci va un pochettino per fare le crepe, non è proprio una cosa così svelta, però tanto ne devo fare, qui c'è scritto che ne vengono 10-12, perciò vanno bene, a noi ne servirebbero 8, perciò va benissimo, ecco. E niente, quindi adesso vi faccio anche vedere magari i passaggi se riesco, perché avendo alle mie spalle la luce e mettendomi così poi si vede buio, quindi adesso vedo di trovare un'altra soluzione per farvi vedere come vado a fare il preparato. Sono preparata questo contenitore, devo guardare la ricetta, eppure l'ho fatta tante volte ma non mi ricordo. Dobbiamo mettere le uova in una terrina e montare con lo sbattitore. Mamma, ma non abbiamo i piselli? Sì che li abbiamo. Sopra, Sammy. Sì, ma le olive ci servono? No, dopo come decorazione, ma intanto prima bisogna farla tutta l'insalata rossa. E anche la maionese. Beh, ma le trovate i piselli? Sì. Ok, tonno solamente 3. Gli altri 3 ci servono per fare poi le crepe. Ok, inizio. Grazie. Inizia a portarli di là, per favore. Quindi andiamo a montare le uova. Non ce ne sono contenitori grossi. Quello di verde lì sotto lui. Ma secondo me va bene. Al massimo dividi là in 2. Se vedi che ce n'è poi troppa, ce ne sono 2, uno verde e uno viola, se non sbaglio. Quello per i maschi, quello verde, quello per le femmine, quello viola. Perché comunque sono tante patate. Allora, una volta che abbiamo sbattuto le uova, andiamo ad aggiungere piano piano, poco per volta, la farina e il latte. Un po' farina e un po' latte, finché non abbiamo finito gli ingredienti.
la padella e lì c'è il composto. Adesso prendo il mestolo, il burro è qua, praticamente andava appunto per questo, quindi prenderò un coltello e metterò un pochettino di burro dentro la padella. Ve ne faccio vedere una o due sperando che mi vengano bene. E poi io vado avanti. E Sabrina, che non si fa, vuole far vedere. Comunque, no, tu sì, ti ho fatto vedere. Guardate come si è truccata bene. Stanno pelando le patate. Stanno preparando, insomma, l'insalata russa. Poi lì c'è Gabriele. Lì c'è Manuel. Lì c'è il casino. Lì c'è Giorgia. Qui c'è Pia che dorme. E là c'è la paletta da svuotare. E invece Giada è di là in bagno che non si sa cosa sta facendo. Comunque qui c'è l'insalata russa in preparazione. Partiamo con la prima. Il burro è bello caldo, l'ho fatto andare su tutta la padella e adesso vado a mettere un mezzo mestolino di impasto. Faccio vedere che la torta Pandoro è pronta e l'ho sfornata, è cresciuta tantissimo ed è esplosa. Speriamo sia sinonimo di bontà. E stavo pensando che siccome la preparazione delle crepe è un po' lunga, nel frattempo vado a preparare, ad assemblare la nostra pasta al forno. Vi faccio vedere anche lì un piano di come la vado a condire e poi vi lascio, così almeno è inutile che vi faccio vedere tutto quanto, no? Tanto una volta che avete visto come lo faccio, due strati, va bene. Quindi questa è molto morbida, guardate, sembra davvero buonissima. Che secondo me la crepe è venuta dello spessore perfetto. È una vita che non faccio le crepe. Ho spostato il fornello, questo qui è un po' più grande, lo tengo basso ma almeno va un po' più veloce, perché sennò veramente dopo domani sono ancora qua a fare le crepe. E qua ho messo il piatto dove appoggiarle, lì abbiamo il composto che prima di andarlo a prendere bisogna darci una smirciata così, e poi io infatti direi che un mezzo cucchiaio, 3/4 di cucchiaio più o meno per noi, cioè sia la dose giusta. Adesso aspettiamo, una volta ero anche capace a farle volare per girarle, adesso non so, non vorrei fare guai. No, è volato un pezzo cotto già là. Ce l'ho fatta! Adesso preparo la pasta al forno. Ok, non avete visto, ma ho messo su, forse avete visto un po' così, un'altra crepe. Adesso prendo un altro mestolo per prendere la besciamella. E iniziamo con la preparazione della nostra pasta al forno. Metto un po' di besciamella, prendo anche le sfoglie e il pesto, perché abbiamo deciso di fare le lasagne al pesto. Buone. E quindi per quello che ho preso due pezzi diversi per farlo sia senza glutine che con glutine. Adesso prendo anche il formaggio e un cucchiaio per spalmare, ma solamente perché con il mestolo, se no è troppo grosso e non mi viene. Devo essere sincera, non credo di aver mai fatto le lasagne, ho preso tutto tranne che la sfoglia, ma va bene. Non credo di aver mai fatto
le lasagne col pesto, è la prima volta. E quindi vediamo come vengono, se ci piacciono, perché non lo so. E niente, prendo un attimo le sfoglie che me le sono dimenticate. La memoria vacilla. Ok, le sfoglie, nel caso non avesse visto il video spesa, sono queste qui dell'Eurospin nella confezione rigida. E non ho neanche più spazio, quindi non so neanche dove mettere più la roba. Però volevo fare due cose contemporaneamente, almeno faccio più svelta, sennò mangiamo il 31 del 2021. E andiamo ad adagiare sopra le sfoglie. Siccome sono morbide, si possono tagliare facilmente, perché vedete, tipo lì una intera è troppa, quindi adesso prendo un coltello e vado a tagliarne un pezzo di un'altra. Giorgia, videochiami la nonna? L'ho allungata perché secondo me era troppo densa, come era prima, e quindi è per quello che l'ho allungata. Ho visto anche una ricetta che proverò a fare sicuramente con la ricotta. Questa volta, non so, così. Ho pensato che la besciamella fosse la cosa giusta. Però la prossima volta mi piacerebbe anche provare a farla con la ricotta e il pesto sempre. Adesso apro un pesto e lo mettiamo dentro. Guardate un po'. No, mi fa vedere nel video. C'è Luisa e la mamma. Stai facendo il video? E dove sono? Dov'è il telefono? Va bene, salutatene. Ciao ciao, salutate. E Luca, dov'è Luca? Ah, Luca è qui. Ciao Luca. Vabbè, non mi vede perché c'è. Perché c'è il telefono, guarda. Vedi che c'è il telefono sul cavalletto? Per quello che c'è la luce. Adesso ti metto qua. Io ti metto qua sul cavalletto. Va bene. Tu sei al caldo. Bene, meno male, perché la stufa ha deciso di non funzionare.
forma crepe e adesso vado a riempirle. Qua c'è il ripieno, andavano fatte in un altro modo, ma sono troppo spesse nel mio stampo per muffin, non ci stanno, perciò le andrò a fare in un altro modo. Tanto vanno bene uguali. Il ripieno è fatto di mascarpone e tonno, in realtà ci andava il salmone, però quando sono andata all'Eurospin non ce n'era più, siccome non avevo più voglia di girare ho preso il tonno, le facciamo col tonno e tanti saluti, va bene lo stesso. Quindi adesso vado a riempirle. Vi spiega la decorazione che hanno fatto sulla insalata russa. Abbiamo fatto 8S8 con sopra un tetto, 8 sotto un tetto, poi c'è il tetto. Poi ho fatto il prato con dei fiori, i fiori e il sole. Questa qui invece l'ha decorata Giada, è al contrario. Aspettate che ve la faccio vedere. Io non ho dal diritto. Sono state molto brave. Invece poi qui c'è la polpa di granchio e lì le crespelle con ripieno di mascarpone e tonno. E quindi noi ceniamo. Buona cena a noi.
fermo perché non è fermo. Che ne dici, mandiamo a tornare? Guarda la tina ancora là. Ah, guarda anche la tina. No, va bene. Meglio l'anno scorso che dormì. La Maggi a forza di rompo. No, te la tengo in braccio. Vai, guarda lì. Guarda, guarda, ti tengo in braccio così, va bene? Ok, dai, stai tutti così poi questa diventa la foto. 5, 4, 3, 2, 1. Vado io a mettere il timer e faccio la foto. No. No, fa poi farmi immagine tua madre. Via, guarda. Io sto meglio. Offline. Ok. Metti come le parole. 1, 2, 3.